Pozzo Maggiore in festa per il ritorno dal Lazio delle spoglie di Edvige Carboni, morta a Roma nel 1952, sarà beatificata il 15 di giugno con una cerimonia solenne presieduta dal Cardinale Becciu. Il nostro inviato Giovanni Pinna. L'aspettavano dal 1952. Edvige morì lontano da casa a Roma, dove si era trasferita per seguire la sorella insegnante. Serva di Dio, venerabile, beata tra 20 giorni, le sue spoglie sono tornate a Pozzo Maggiore ad accoglierle una folla immensa. I fedeli sono arrivati da tutta l'isola per rendere omaggio a una donna semplice, dedita alla preghiera e alle opere di carità e che ebbe il dono delle stimmate. Nelle vie del paese addobbato a festa, l'urna con i resti di Edvige Carboni viene portata in processione. Petali di fiori al passaggio del corteo, ritratti alle finestre, decine di altarini con la sua immagine. Soste e ripartenze, la devozione è palpabile, in tanti si commuovono. Siamo troppo contenti, felicissimi. È un segno di grande testimonianza, di grande amore, di grande fede per tutti. Un'emozione grandissima, averla di fronte a casa. Mamma mia, troppo bello. Religiosi e centinaia di laici nella chiesa parrocchiale di San Giorgio per la messa officiata dal vescovo di Alghero Bosa, Mauro Maria Morfino. Oggi è l'ultima tappa, comincia il conto alla rovescia. Il 15 giugno la solenne cerimonia di beatificazione presieduta dal cardinale Angelo Becciu. C'è stata veramente molta attenzione e partecipazione, una giornata di festa veramente indimenticabile e storica per tutti.